Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Ragazzi, il video di oggi iniziamo così. Inizio a pulire bene la stanza dei bambini. Vedo che c'è un po' di venticello fuori e ho preferito di lavare le lenzuola, così si asciugano presto anche il copripiumino. Sistemo un po' i vestiti che li hanno lasciati qua in giro, metto a lavare quello che c'è di mettere a lavare. Dopo voglio proprio aspirare bene i materassi, insomma voglio rinfrescare un po' la loro stanza. Adesso Alberto che va anche dopo scuola, che giocano un po' fuori, vedo che quasi ogni giorno mi porta i pantaloni sporcati di erba, di insomma come giocano a calcio fuori. Vabbè, non importa, li metto un po' a mollo, provo comunque con il spazzolino un po' di togliere un po' di macchie, li lascio a mollo e poi continuo con la stanza. Adesso che arriva il caldo magari riusciamo anche a cambiare più spesso le lenzuola. Di solito d'inverno li lavo una volta alla settimana, di estate li cambio anche due volte. Accendo la lavatrice così mentre io finisco la stanzetta con la lavatrice anche lava. Faccio questo, adesso voglio aspirare i materassi. Mi trovo bene a aspirare i materassi, vedo che veramente riesce ad aspirare molto bene. Il Hunzhou Z11 Max, vi ricordate bene, avevo parlato ancora l'anno scorso di lui. Vedo che aspira veramente molto, è perché è molto potente, no? Ecco, ha una forte aspirazione. E faccio questo, li aspiro e insomma ogni volta che aspiriamo veramente tanta polvere si accumula. Ho l'impressione che quando aspiriamo tipo il materasso anche tipo respiri meglio la notte o cosa, insomma è tutto collegato con il nostro cervello, no? C'è tipo noi di giorno abbiamo fatto questo, allora devo riposare bene la sera. Faccio questo, io di solito tutte le lenzuola li ho già stirati, messi al loro posto. Solo che a volte, non lo faccio spesso, quando cambio le lenzuola soltanto la federa e do un'altra passata, non perché si formano questi peghi, no, quando li pieghiamo, perché oggi mi veniva ecco di dargli un'altra passata soltanto alle federe. C'era le lenzuola dei bambini che sono da Ikea e proprio questo modello che ce l'hanno loro tipo in versione rosa e anche il verde, che il verde lo uso per Alberto. Mi piace molto, non so altri lenzuola come si comportano dall'Ikea, però questi sono favolosi per quanto li lavo, li stiro, anche a 90 gradi li ho lavati, si comportano bene, i colori sono perfetti. Tolgo anche un po' di polvere. Vi chiedete in tantissime, no? Che tipo di aspirapolvere, che modello scegliere. Guardate, io come avete visto ne ho provati tanti, no, sul mio canale, però comunque rimango fidele a questo Hunzhou che fa parte della famiglia Xiaomi. Mi piace molto, oltre che ha questa spazzola, no, che taglia i capelli, però comunque rimane tra i miei preferiti. Eccomi qua. Allora, per quanto riguarda questo aspirapolvere Hunzhou Z11 Max, ecco qua che ce l'ho qua. Allora, cos'è che ha di così speciale questo aspirapolvere? La sua spazzola, il suo punto forte, perché la spazzola c'è dentro questo inserito fisso qua, i tagliacapelli. Quando noi aspiriamo, dall'inizio magari sì che si
li vediamo noi i capelli sulla spazzola, però dopo li frezza, qua c'è tipo una frezza vera e propria, li frezza e così li fa a pezzettini e li assorbe, tipo no, li tira l'aspirapolvere. Io che già comunque ho un po' di esperienza, no, con tutti gli aspirapolveri che mi sono arrivati, vi dico che questo rimane comunque tra i miei preferiti. Sono molto soddisfatta e sicuramente accetterò anche altre proposte, no, con altri modelli, perché ne sono certa che questo marchio non deluderà mai. E sono rimasta contenta io, vi assicuro che rimanerete contenti anche voi. Velocemente vi faccio vedere i pezzi che ci sono dentro, così se voi siete alla ricerca di un aspirapolvere, se vi serve, ragazzi, ok? Ecco, approfittate del buono sconto che ho oggi per voi, perché vi assicuro che un prezzo così basso su questo aspirapolvere non ci sarà mai. E se vi ricordate, questo aspirapolvere quando era appena uscito costava più di 400 euro, adesso non mi ricordo esattamente quanto costava, però comunque costava tantissimo. Oggi costa molto molto di meno e sì, rimane tra i miei preferiti. Poi mi piace anche la spazzola come aspira, anche in macchina ha una forte aspirazione. E coi capelli adesso volevo mostrarvi, no, come lui ha questo taglia capelli inserito dentro, e praticamente quando la spazzola gira lo taglia, ok? Così non dobbiamo stare lì a togliere i capelli, no? Ad esempio, presente anche lo Dyson, quando noi aspiriamo dopo bisogna smontare la spazzola per riuscire. E poi questo aspirapolvere è anche molto potente, lui con la massima velocità dell'aspirazione riesce a assorbire anche le macchie più ostinate. E poi anche è molto bello da vedere, ha un design carino, e anche quando lo prendi in mano, no, che inizia a aspirare, si vede proprio da subito la qualità del prodotto. Vi lascerò il link nella descrizione, così cliccate sul link e guardate un po', valutate anche voi questo prodotto, soprattutto se avete degli animali in casa, ecco, è ottimo. Prepariamo dei dolci molto buoni per le merende, per anche possiamo, ecco, dare una di questi anche a scuola per la merenda per i nostri figli. Ho aggiunto, vi lascerò comunque tutto nella descrizione,
ho messo la farina, ho messo lievito, burro sfuso, la panna, zucchero, latte tiepido e un po' di vanillina. Cos'è? Facciamo un dolce. Dolce? Un dolcino. Ah, perché hai messo qua? Farina. Farina. Andiamo. Perché sembrava. Sembra. Mi sembra buonissima come la pizza. Ti sembra come la pizza? Sì, buonissima. Per amore mio. Per amore mio. Vuoi cucinare qui già? Sì. No, sono piccola. Sei piccola? Sì, amore. Guarda che Alberto pulisce la casa, vedi? Perché non vai adesso? Devo mettere la mano, non per l'altro scuotere un bel po'. Che è pronto il petto? Sì, che è pronto. Ecco qua. Tutto bello morbido, vedi? Adesso la mamma lo prepara che dopo facciamo il... I dolci. Sì, i dolci, facciamo. E morimo, così morimo. Sì. Ho mangiato la pizza. Ho mangiato i dolci. Ce lo lavoriamo un po' così. Adesso voglio lavorare. Voglio lavorare con la pizza. Morimo. Ecco qua. Che bello elastico, aspetta che mamma lo mette qua. Ci vado a Oppla, aspetta. Adesso lo mettiamo calduccio. No. Apriamo un cane. Sì. E come lo chiamiamo? Arca. Isabella. Sì. Isa. Lisa? Sì. Isa. Isa, Isabella. Adesso lo teniamo così a calduccio, vedi? Che si raffredda un po'. E adesso dobbiamo preparare da mangiare, vediamo qua. Cosa prepariamo? Magari al ragù rossi. Accendiamo. Ma che cuto è questo? Non è un cuto così. Una genera. Adesso intanto. Ma perché? Prendiamo tante cose qua, non poche. Mamma non ci servo perché ero tantissima panca. Dai. E ho coronato i pulcini con la maestra Annalisa. Con la maestra Annalisa? Sì. Ho capito. Ho coronato tutti, anche la Reba e anche il becco arancione, anche il sambrancione e ho finito tutto. Eh sì? Sì, perché erano solo così. Adesso chi lava tutti questi piatti? Io. Tu? Sì. Li vuoi lavare? Chiesto. Hai finito i compiti? Sì, ho preso un quaderno nuovo perché, di italiano perché l'ho finito. Hai finito l'altro? Sì. Vabbè. L'impasto l'ho lasciato lievitare, fatti conto che comunque c'è anche il latte dentro, fa più fatica a no? Lievitare. Mi è stato un'ora e 45 minuti finché si raddoppia di massa, ecco, dopo è pronto. Nel frattempo io adesso mi preparo la crema pasticcera.
più. Come so, i frutti di bosco sono quelli congelati con un po' di zucchero. Se volete potete aggiungere anche un po' di succo di limone. E li ho fatti tipo bollire circa 3-4 minuti. Adesso il nostro impasto è pronto, è bello elastico. Faccio questo, lo divido in più parti, ecco, più piccoli. Dipende dalla misura di dolcetti che voi li volete ottenere. Metto la pellicola sopra e li lasciate riposare altri 30 minuti. Mettiamo la crema pasticcera, dopo li spalmo tutti con un uovo, anche sulla crema leggermente vado con l'uovo sbattuto. E li mettiamo in forno a 180 gradi, guardate massimo 20 minuti, cioè io penso che dipende dal vostro forno. Io li ho tenuti ecco 18 minuti, 18-19 minuti. Guardate come sono belli, proprio presentabili, bello da vedere e buono da mangiare. Cos'è? È buono, Alberto? Cos'è anche il tè? Anche io voglio il tè. Lo porto in qui. Io cambio. Cambi? Sì, cambio te. Vuoi la mia tazza? Sì, quell'anno. Finalmente tra poco inizio con l'orto, a preparare l'orto, a seminare. La mia passione, insomma, l'avevo sempre detto, quando sono dentro a lavorare nell'orto mi fa riflettere, mi fa pensare, mi fa, insomma, è una passione che fa bene al mio cuore. Adesso qua di fronte alla casa, e comunque ho preparato anche qua questo pezzettino di terra, anche qua comunque seminerò, impianterò dei pomodori, così li avrò molto più vicino, no? Ad esempio anche quando piove che vuoi una insalata, non c'è bisogno di andare fino in fondo all'orto, ma giusto per averli così sotto mano.
fatto. Così. Il mio video finisce qua. Se ti è piaciuto, sostenimi con un commento e con un mi piace. In questo modo mi aiuti a far crescere il mio canale. Un abbraccio a tutti e noi ci vediamo presto. Ciao ciao!